Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV. Mancano esattamente 28 minuti alla chiusura europea. Il DAX di Francoforte meno 0,40%, Cacaran di Parigi scende ancora meno 1,13%, il FTSE MIB meno 1,13%. 13% insieme al CAC di Parigi, il FTSE 100 mezzo punto percentuale sotto la parità. In particolar modo per quanto riguarda l'Italia stiamo vedendo un comparto bancario molto debole insieme a Telecom, che tra l'altro ieri era il titolo peggiore a Piazza Affari, oggi scende dell'1,49%, Enel poco sotto la parità, STM, Saipem ed Eni. Saipem ed Eni in particolar modo il comparto energetico sotto la parità per una seconda giornata di fila. Andiamo a vedere invece come si sta comportando a Wall Street. S&P 500 perde lo 0,57%, Dow a meno 67 punti a quota 27.832, il Nasdaq meno 0,42%, il VIX in leggero rialzo di in questo momento a 27,33 punti. Per quanto riguarda il comparto tecnologico, qua stiamo assistendo a un cambiamento importante. Oltre al fatto che il Nasdaq è in rosso, stiamo vedendo anche i FANG, che erano abbastanza misti all'apertura di Wall Street, in questo momento ben sotto la parità, in particolar modo Apple, che continua questa discesa, insomma, molto importante negli ultimi giorni, tanto che prezza in questo momento soltanto 107 dollari per azione. Soltanto, ovviamente, probabilmente non è una parola adatta perché è altrettanto costoso il titolo. Abbiamo anche Amazon che perde l'1,65%, Microsoft e Google che perdono più o meno un punto, poco più di un punto percentuale. Andiamo a vedere anche la situazione per quanto riguarda il Forex, l'indice del dollaro a quota 92 euro dollaro 1,18, però senz'altro. Prima di fare il commento della chiusura dei mercati, vorrei intanto ribadire il fatto che ieri la Commissione europea ha presentato le linee guida per quanto riguarda il Recovery Fund. Sono due i settori bandiera, dalle sette, ovviamente, sette tematiche estremamente importanti, sette flagship europee, così chiamate. In particolar modo, tanta attenzione per quanto riguarda gli investimenti verdi e digitali, che si richiederà a tutti i paesi all'interno ovviamente dell'Eurozona e tutti quei paesi che potranno usufruire del recovery plan, di aumentare gli investimenti, soprattutto per quanto riguarda green e ovviamente la digitalizzazione. Per l'Eurogoverno un piano che vale il 2% del PIL e almeno 2 milioni di posti di lavoro. Per quanto riguarda l'Italia ci sono tante le sfide, senz'altro abbiamo visto anche la proposta del governo e la domanda che arriva spontanea è senz'altro se riuscirà il governo a presentare un piano che potrà corrispondere alle richieste di Bruxelles. Lo chiediamo a Riccardo Paoncelli, Intermedia Analisi. Buongiorno Riccardo, anzi buon pomeriggio e ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. È difficilissimo dare una risposta del genere perché evidentemente se sono state fatte delle proposte sapranno bene su che cosa fondano queste proposte. Certamente le linee guida sono estremamente generiche e a queste linee guida vedo che manca, e perlomeno mi salta agli occhi, il fatto che manchi un piano nazionale organico che riguardi lo sviluppo industriale del paese. Perché quando si dice digitalizzazione è una parola estremamente vaga, si dice rivoluzione verde e transizione ecologica, ma qui non siamo a una manifestazione di Greta. Infrastrutture per la mobilità già è una cosa un pochino più precisa. Istruzione, formazione, ricerca e cultura, siamo sempre alla enunciazione di progetti e di principi, ma purtroppo non si riesce ad individuare quali sono le vere linee guida. Cioè la prima linea guida che l'Italia dovrebbe perseguire è quella di una certezza politica che non c'è. Io credo che per attuare un progetto di questa importanza e per avere poi diritto a ciò che l'Unione Europea ha messo a disposizione, ovviamente impaurita dal fatto che un gigante come l'Italia potesse avere seri problemi di restituzione del debito, perché diciamoci la verità, è stato fatto tutto sulla base della paura.
Cioè l'Europa si è veramente impaurita, ha capito che dopo la Brexit un collasso italiano sarebbe stata la fine per, non solo per noi, ma per molti di loro. Quindi tutto questo allargamento delle loro borse è dovuto al fatto che, mentre nel 2011 si sentivano fortissimi, e quando noi parlammo di, fra cui io, parlammo di Eurobond nel 2011, ci presero a schiaffi, oggi gli Eurobond stanno diventando recovery bond, corona bond, come li vogliono chiamare, ma sono costretti a ricorrere di corsa alla mutualizzazione del debito. Perché qui non si tratta di affrontare una crisi pandemica soltanto, qui si tratta di affrontare la crisi endemica di un'Europa che non riesce a essere se stessa. Questo è il vero, reale problema che è alla base. Perché qui parliamo di un recovery fund che sarà, secondo me, diluito molto nel tempo rispetto a quello che noi ci aspettiamo, perché io ho l'impressione che il recovery fund occuperà anche il 2022, e che sarà indirizzato solo ed esclusivamente alle aree di intervento che saranno di utilità anche per gli altri paesi europei. Tant'è vero che quando loro parlano di digitalizzazione si muovono immediatamente sul fronte del digitale per le acquisizioni intragruppo, quindi all'interno dei vari paesi dell'Unione Europea si parla di digitalizzazione e immediatamente nascono delle battaglie industriali per l'acquisizione dei gruppi che potrebbero fare lobby all'interno di questo sviluppo, che sarà ovviamente ineludibile, perché non è che ci voglia un genio per capire che la digitalizzazione è il nostro destino e non potremo farci nulla. Per quanto riguarda la rivoluzione verde, anche lì si cela un mercato enorme di cui sicuramente altri paesi europei più attrezzati di noi vorranno approfittare, per cui avranno tutto il tempo per studiare quali sono le occasioni migliori per fare in modo che elargendo ci si guadagni anche in qualche modo. Ecco, un governo italiano dovrebbe avere, secondo me, la capacità politica di dare delle linee guida rigide fino alla scadenza del proprio mandato. Invece questi sono soltanto indirizzi, sono indirizzi politici di intervento che lasciano il tempo che trovano, perché a mio avviso sono troppo generici per essere presi in considerazione. Le proposte che sono sotto, chi ha avuto il tempo per leggerle, a volte sono addirittura risibili. Di veramente serio probabilmente c'è soltanto l'attuazione della politica sulla digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, perché lì poggiamo sulla famosa industria 4.0, che non è certo una cosa che ha partorito l'attuale governo. Ecco, diciamo che non mi aspettavo di più, ma non credo che su queste basi il recovery fund arriverà facilmente all'Italia. Sì, senz'altro. Invece, per quanto riguarda il raddoppiare il PIL, non solo gli investimenti green, che comunque questo è un'Europa molto verde, ovviamente questo è anche sempre stato obiettivo un po' di Ursula von der Leyen, quindi come vedi queste dinamiche, soprattutto con i problemi che ha avuto Italia, soprattutto per quanto riguarda il rapporto debito-PIL sinora? Adesso più che mai, ormai dopo la crisi del Covid. Io credo che la finanza, l'economia e la finanza siano alla fine delle materie, il mio professore all'università diceva che erano delle materie da mercato, in effetti è così, di mercato rionale intendeva lui, e aveva perfettamente ragione. Ragioniamo in termini pratici, senza nasconderci dietro la tecnica, cerchiamo di far capire alla gente che ci ascolta di che cosa parliamo. Per parlare di rivoluzione verde, transizione ecologica, tu devi fare o degli investimenti o delle riconversioni, cioè o riconverti ciò che esiste o crei dal nulla delle aziende che partono già pronte per essere rivoluzionari da un punto di vista ecologico e che possano essere immediatamente fruibili. Ora io vorrei capire chi è che fa tutto questo, perché il problema non è enunciare, il problema è chi lo fa. Chi fa l'imprenditore sa benissimo quanto è difficile fare impresa, figuriamoci in Italia. Chi ci si mette a fare questa rivoluzione verde? I grandi gruppi che già esistono in tutta Europa? Questi grandi gruppi possono garantire questo riassorbimento dell'occupazione che è stata devastata dalla pandemia?
quando questa occupazione devastata dalla pandemia è stata soprattutto devastata nelle PMI, cioè le PMI che ruolo avranno in questa rivoluzione verde, in questa transizione ecologica? Nessuno ce l'ha detto. Il buon artigiano che sta all'angolo con la sua bottega e che in Italia è una realtà economica importante, come partecipa alla rivoluzione verde? Ce l'ha spiegato qualcuno? No, infatti... Infatti, siccome i due punti principali di queste linee guida sono la digitalizzazione e investimenti green, appunto questo era il punto: come fa l'Italia a rispondere alle richieste della Commissione sotto questo punto di vista? Sarà effettivamente difficile. Ti rispondo con una sola parola: non ci riuscirà. Cioè, nel senso che è ovvio che l'Italia dovrà dare la solita soluzione raffazzonata e che non potrà non tenere conto che in Italia dovranno arrivare degli attori internazionali, europei e non soltanto, che ci dovranno aiutare a realizzare una parte di questa digitalizzazione. Parliamoci chiari, noi abbiamo un ritardo di almeno 20 anni in Italia da questo punto di vista, e questo ritardo ce lo porteremo dietro, non è che lo possiamo recuperare nel 2021. Portandocelo dietro, sì, noi avremo delle conseguenze di carattere economico che sono molto molto chiare e molto leggibili anche adesso. Ripeto, il famoso artigiano all'angolo potrà pure comprarsi il computer, ma prima che l'artigiano all'angolo sappia fare magazzino digitale e diventi un esperto nello spedire in Cina il suo materiale, quanto passa? Senz'altro un argomento molto interessante che noi approfondiremo in altre puntate. Intanto siamo verso la chiusura, perciò ringrazio a Riccardo Pauncelli di Intermedia Analisi. Grazie mille per essere stato con noi, buon weekend Riccardo. Grazie a voi, arrivederci. Stavo dicendo buon weekend, ed sarà un weekend molto importante per gli italiani. Gli italiani voteranno dal 20 al 21 settembre per la presidenza di 7 regioni: Toscana, Valle d'Aosta, Liguria, Marche, Puglia, Veneto e Campania. E non solo, anche un referendum costituzionale a lungo atteso, tra l'altro, sull'opportunità di ridurre il numero di membri del Parlamento da 945 a 600, una mossa che gli analisti si aspettavano venga approvata con poco clamore. Sono le elezioni regionali che vedranno alle urne il 35% dell'elettorato italiano ad essere più imprevedibili secondo gli esperti. Senz'altro la regione più importante a quanto pare sia Toscana. Noi ne parleremo in compagnia di Gianfranco Fabi, editorialista economico. Buongiorno Gianfranco, anzi buon pomeriggio, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno a quanti ci ascoltano. Ecco, sarà un weekend molto importante per gli italiani. Quali sono le dinamiche che ti aspetti, soprattutto per quanto riguarda Toscana, e quanto importante, che impatto avrà sul governo? Perché senz'altro è una prova per la coalizione. Sì, indubbiamente è una prova per la coalizione, è una prova per ogni partito che si presenta a queste elezioni, e quindi, anche se sono elezioni regionali e tutti prima e dopo tendono a dire che le elezioni regionali hanno una valenza regionale, comunque di fatto ci sarà sicuramente qualche riflesso politico. È difficile prevedere quale, bisognerebbe essere profeti, però indubbiamente avremo di fronte due risultati, come giustamente avete detto, quello del referendum, in cui è abbastanza scontato che vincerà il sì, ma l'importante sarà vedere con che percentuale potrà vincere il sì, perché se sarà una percentuale molto limitata, allora sarà quasi una sconfitta per quanti l'hanno proposto, perché la platea di chi sosteneva il sì occupa quasi l'80% degli elettori, e quindi una percentuale molto inferiore sarebbe una sconfitta. Peraltro è un referendum paradossale, perché è un referendum voluto un po' dall'antipolitica, ma chi è antipolitico dovrebbe votare no. E quindi questo è un punto. Sulle elezioni regionali, come avete giustamente detto, uno dei temi principali è quello della Toscana. Le altre regioni sono abbastanza definite, anche se per esempio la Puglia è anche quella abbastanza in bilico. Però la Toscana, un feudo rosso tradizionalmente appannaggio della sinistra, in cui sembra che la Lega possa avere con la sua candidata qualche possibilità di vittoria. Ecco, dipenderà tutto da come avverrà questa soluzione, se ci sarà una vittoria del centrodestra in tutte o quasi tutte le regioni in cui si vota. Indubbiamente per il governo non saranno giorni facili quelli successivi.
Senz'altro, infatti, volevo sapere appunto come potrebbe cambiare gli equilibri all'interno del governo una possibile vittoria per la Lega in Toscana in particolare. Ma all'interno del governo gli equilibri non cambierebbero, si accentuerebbe però la pressione per andare a elezioni anticipate. Se da queste elezioni uscisse che i partiti che attualmente sostengono la maggioranza hanno di fatto in questo pur 30% di elettori nazionali, hanno di fatto un livello di consenso molto basso, che non è più sicuramente la maggioranza, allora la pressione per arrivare a elezioni anticipate sarebbe molto forte, accentuata dal fatto che la Costituzione nuova, appunto, se vinceranno i sì, come è probabile, di fatto delegittima in parte il Parlamento attuale. Il Parlamento attuale è fatto di oltre 900 deputati e senatori, il Parlamento futuro sarà drasticamente ridotto, e quindi questo porterà un altro elemento a favore di elezioni anticipate. Quindi, diciamo, il governo rischia soprattutto nei tempi in cui resterà il governo. Se ci saranno elezioni che confermeranno in almeno due regioni il centro-sinistra, ovviamente la navigazione sarà un po' più facile per la coalizione tra Partito Democratico e 5 Stelle. Se vinceranno a mani basse il centrodestra, sarà abbastanza più complicato. Ecco, possiamo aspettarci qualche impatto sui mercati in caso di cambiamenti, perché come ben sappiamo Puglia, Marche, Toscana e Campania sono attualmente governate dal Partito Democratico. O ecco, secondo lei non ci sarà un qualsiasi impatto a livello di mercati, soprattutto ovviamente mi riferisco al FTSE MIB? Ma indubbiamente anche qui bisognerebbe essere profeti, come voi insegnate tutti i giorni. Fare delle previsioni è sempre facile, ma indovinarle è sempre difficile. E quindi i mercati di solito scontano un po' l'incertezza, e in questo periodo hanno altri problemi da affrontare rispetto a una situazione politica italiana che è di fatto abbastanza complessa ed è legata molto alla volontà, in fondo, dei partiti che attualmente sostengono il governo di andare avanti con questa esperienza fino alle prossime elezioni, alla scadenza naturale, scadenza che peraltro è successiva all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Quindi diciamo, il Partito Democratico e 5 Stelle hanno tutto l'interesse a restare al governo e quindi a mantenere la politica che stanno facendo in questo periodo, anche perché non dimentichiamo che l'anno prossimo ci sono quello che si chiama una barca di miliardi europei da spendere, da investire, speriamo utilmente, per il sostegno dell'economia. E quindi ovviamente il governo ha tutto l'interesse a essere lui il protagonista di questa possibilità di spesa, anche per ovviamente recuperare consensi in vista delle successive elezioni. Quindi se i nervi resteranno saldi, il governo potrà continuare questo cammino, e se questo succederà, ovviamente i mercati non avranno particolari riflessi, non avranno particolari sussulti. Se invece il risultato delle elezioni sarà drasticamente a favore, appunto, dell'attuale opposizione, allora si potrà aprire un periodo di maggiore difficoltà politica, e in questo forse anche qualche incertezza aggiuntiva sui mercati potrebbe esserci. Quindi su questo forse un filo di pessimismo sulla reazione dei mercati è forse lecito attendersi. Ultimissima domanda, Gianfranco, che riguarda però le linee guida della Commissione europea, in particolar modo questa focalizzazione nei confronti degli investimenti verdi e digitali. In particolar modo, tra virgolette, sembra tutto verde e digitale. A questo punto Bruxelles ha proposto ai governi di portare dal 40 al 55% il taglio delle emissioni da raggiungere entro il 2030. Anche per quanto riguarda l'Italia è sempre stato problematico, ovviamente il rapporto debito-PIL, e comunque è stato richiesto anche un raddoppio del PIL. Lei, ecco, vede queste richieste raggiungibili? Beh, sono richieste doverose, sarebbe altrettanto doverose da parte dell'Italia rispondere positivamente. Il problema è che finora l'Italia ha risposto e ha preparato un piano per i fondi europei che è soprattutto un tirar fuori dai cassetti dei progetti che erano fermi da tempo.
e quindi non tanto dei nuovi progetti con le indicazioni ambientali, con le indicazioni di sostegno all'occupazione giovanile, con le indicazioni di sostenibilità che vengono fortemente dall'Europa. Quindi in questa prospettiva l'Italia deve mettersi un po' di fronte ai problemi, rimboccarsi le maniche e fare dei progetti che siano nuovi, che siano nella direzione chiesta dall'Europa, che peraltro è una direzione che fa comodo all'Italia, perché una sostenibilità ambientale fa sicuramente comodo a tutti, fa comodo, è necessaria per tutti, è utile per tutti ed è positiva anche per il rilancio dell'economia di tutte le imprese italiane. Quindi in questa prospettiva si tratta veramente di non usare i vecchi metodi italiani di dividere un po' la torta tra le tante parti, tra le tante braccia che si alzano, ma avere un po' l'ambizione di fare dei progetti nuovi che siano capaci di sfruttare l'occasione, quindi di, sul fronte digitale, sul fronte ambientale, avere veramente un passo diverso che non rispondere alle richieste di ogni singolo comune o di ogni singola regione. Avere una prospettiva che sia veramente europea. Questo è necessario, quanto difficile. Grazie mille a Gianfranco Fabbri, editorialista economico. Grazie mille per essere stato con noi e buon weekend. Grazie a voi. Allora, prima di chiudere la nostra trasmissione, andiamo a vedere come si sta impostando la chiusura di questo venerdì. È stata una settimana non troppo positiva per le borse. Il DAX di Francoforte perde lo 0,30%, Cacaran lo 0,94%, il FTSE MIB ha recuperato un po' di terreno, però non abbastanza. Tuttora meno 172 punti, ovvero lo 0,87%, il FTSE 100 meno 0,40%. Questa era l'ultima diretta per quanto riguarda la programmazione di Le Fonti TV. Torneremo insieme lunedì esattamente alle 9. Grazie mille per essere stati con noi, buon weekend.